L'Università di Teramo ha presentato due schede di intervento finanziate in parte dal Fondo Sociale di Coesione e dalla Regione Abruzzo, mirate a potenziare le strategie dell'area interna Balfino-Vestina. La prima scheda riguarda un dottorato comunale, un'iniziativa che mira a promuovere la ricerca e l'alta formazione a livello locale. La seconda scheda si concentra sulle azioni per lo sviluppo della comunicazione istituzionale e delle competenze amministrative negli enti locali. L'Università di Teramo guarda al futuro attraverso il suo impegno istituzionale, quindi sempre attraverso la formazione e la ricerca, ma questi progetti, questo impegno sta a dimostrare che anche un impegno diretto nel trasferimento tecnologico e nell'intervento diretto nei nostri territori, quindi poi le aree interne, hanno bisogno di attenzione. Un altro aspetto che vorrei rimarcare è questa operatività e questo connubio molto stretto che abbiamo con il COPE, che è una struttura, uno strumento fondamentale poi per intercettare progettazione e appunto la nostra capacità di proprio riverberare questo nei territori. Questi progetti rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra università, enti locali e fondi di coesione possa portare a risultati tangibili per lo sviluppo delle aree interne. È una visione strategica che continueremo anche nei prossimi 6 anni, quello di un pieno coinvolgimento delle aree interne della nostra provincia, della nostra regione, che caratterizzano tutto un tessuto che deve essere ripreso, rilanciato, e quindi il Dipartimento di Comunicazione, ma l'Università degli Studi di Teramo, nella completezza dei 5 dipartimenti, sicuramente si impegnerà moltissimo per esprimere il livello di formazione e di ricerca anche con il coinvolgimento delle aree interne. Questi progetti rappresentano un passo significativo verso lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nella regione. Questi fondi si apre appunto una collaborazione tra il territorio dell'area interna Valfino-Vestina, che comprende 20 comuni, comuni del Teramano e anche comuni del Pescarese, e l'Università di Teramo, attraverso appunto l'attuazione di due progettualità che sono un dottorato di ricerca che riguarda proprio le innovazioni, per cui verrà portato avanti questo studio sull'intera area, e poi invece una parte riguardante un altro progetto riguardante quella che è proprio la formazione degli amministratori, dei dipendenti comunali, quindi di tutta la strategia dell'area.